Grazie Presidente. A proposito della giornata dell'immigrante, mercoledì e giovedì dell'altra settimana nella città di Grado, turistica della provincia di Gorizia in Friuli Venezia Giulia, sono successi episodi che io ritengo gravi, gravissimi, tanto da impedire lo svolgimento regolare del Consiglio comunale, che guarda caso aveva all'ordine del giorno l'ipotesi dell'accoglienza di 18 richiedenti asilo in una frazione della città. Il capogruppo di Forza Italia, consigliere regionale attuale, nonché ex sindaco, appoggiato da 20 energumeni di Casa Pound, hanno obbligato il sindaco a sospendere due sedute con violenza, con sputi, togliendo e rompendo addirittura il microfono e impedendo alle forze dell'ordine di sgomberare l'aula, evitando anche ulteriori scontri. Il tutto con una scelta che aveva fatto l'amministrazione comunale di aver trovato una casa in una località che si chiama Fossalon di Grado, dove vivono da 70 anni emigranti dell'Istria e di Fiumi, che sono stati accolti dalla nostra comunità dopo l'esodo, dopo le tragedie della Seconda Guerra Mondiale. Quei nipoti di quelle persone che erano esuli hanno fatto tutto questo per impedire che la città di Grado, così come la metà dei comuni della mia piccola provincia, desse accoglienza a 18 richiedenti asilo. Io stigmatizzo questo episodio, che va proprio nella logica di questa atmosfera e ambiente che si sta aprendo nel nostro paese, dando la massima solidarietà al sindaco, che non è del mio partito, di una lista civica, alla signora prefetto e alle forze dell'ordine, che io mi auguro saranno capaci di testimoniare ancora una volta la solidarietà e la cultura che nella mia provincia c'è, al di là di questi squalidi personaggi. Grazie. Onorevole Carrescia.